Buongiorno cari amici delle missioni, oggi abbiamo il piacere e la gioia di avere qui con noi un grande missionario, sia interiormente che come opere e anche dal punto di vista estetico. Fra Luigi Rota, benvenuto in Italia e benvenuto al nostro segretariato missioni di Milano. Un saluto a tutti quelli che ci accompagnano, a tutti quelli che ci assistono, a tutti quelli che ci aiutano. In Brasile solo da 32 anni, solo dal 1980. Come prima domanda volevo chiederti, spesso i nostri benefattori ci chiedono, stiamo sentendo dalla televisione e dalla radio questo velocissimo e enorme sviluppo del Brasile, però il problema non si risolve in modo così semplice. Prima di tutto il Brasile è enorme e dopo dici un po'. Effettivamente fa parte dei gruppi, come dicono, dei paesi emergenti, paesi di grande sviluppo. Però questo sviluppo non è omogeneo, si succede in tutte le parti del paese. Ricordiamo che il Brasile è 20 volte, 28 volte e mezzo più grande dell'Italia. Sono delle regioni che si sta sviluppando fortemente, o meglio, sono dei settori dell'economia che si stanno sviluppando, quello dell'agricoltura e quello della minerazione, le grandi esportazioni di minerali, praticamente di ferro. Però non tutta la popolazione partecipa di questa grande ricchezza, particolarmente nelle regioni, diciamo così, rurali, dove queste persone vivono nella campagna, dove i grandi che hanno possibilità di avere strutture, mezzi per produrre alimenti, produrre cibo, particolarmente soia, praticamente soia. Questi si ingrandiscono, anche si arricchiscono, particolarmente perché esportano questi prodotti. In quanto la grande parte della popolazione contadina non ha i mezzi per la produzione in grande stile, usa ancora i metodi tradizionali, manuali. Perciò sono quei pochi che hanno grandi mezzi economici, anche finanziamenti dello Stato, questi si sviluppano, quando la grande maggioranza dei contadini sono ancora legati alla terra, una forma tradizionale, quindi una produzione molto scarsa. In modo particolare, noi siamo presenti in tre stati: Maranhão, che è l'ultimo stato del nord-est, e Paraíba, che sono nord, e sono tra gli stati che in tutti gli stati brasiliani, si contendono tristemente come stati più poveri di tutto il Brasile. Vediamo il problema del nord-est, anche il problema climatico, ci sono dei periodi, per esempio quest'anno, di grande siccità. Si calcola che quest'anno sia la maggior siccità degli ultimi 60-70 anni. No? Quindi la siccità comporta una povertà particolarmente nell'ambiente agricolo, senza produzione. Oltretutto lo sviluppo, diciamo così, del nord è ritardato anche cioè, quei sistemi tradizionali di politica che non sempre guardano l'interesse di tutta la popolazione, quanto magari di qualcheduno. E perciò noi siamo piuttosto indietro in questo aspetto, sia perché la ricchezza maggiore, la produzione maggiore agricola, ma ancora a livello tradizionale, sia anche perché, diciamo così, anche la produzione, diciamo, dei minerali, di ferro particolarmente, passa attraverso questi stati. L'origine è lì, ma è destinato tutto per esportazione. Perciò il beneficio che la gente ne ha di questa ricchezza è poco. Volevo chiederti, noi siamo arrivati come missionari cappuccini proprio della Lombardia, siamo giunti in Brasile alla fine del 1800, quindi abbiamo decine e decine di anni di storia. Arrivati ai giorni nostri, al 2012, alle porte del 2013, in chi possiamo identificare il prossimo, adesso, in questo periodo? Chi è il prossimo? Se vogliamo il prossimo, la persona che noi dobbiamo avere più attenzione, guardare con più simpatia, con più attenzione, è vedere sia ancora quelli che sono denutriti, particolarmente i bambini, che
ritroviamo questo nelle periferie delle città, tipo Belen, tipo Manaus, proprio San Luis, comunque che sono rimasti nei margini, e questa povertà è data anche un altro aspetto, diciamo così, che noi forse non calcoliamo sufficientemente. Alla povertà materiale si aggiunge anche la povertà intellettuale, povertà culturale, o povertà anche di persone che non sono uscite per la sofferenza, appunto, dei piccoli, anche a svilupparsi. Persone incontrano difficoltà portare avanti le proprie famiglie, portare avanti i figli. E questi, soprattutto nelle grandi periferie, quindi queste famiglie abbandonate o famiglie distrutte, e le vittime maggiori sono proprio i figli, i piccoli. Quindi per noi prossimo, nella città particolarmente, sono i bambini abbandonati, a volte denutriti. Diciamo, non sono molti, sono meno che anticamente, però ce ne sono ancora molto, e ogni bambino è un figlio di Dio, una persona che dobbiamo amare e accogliere. E adesso si crea anche un altro grande problema, è quello degli anziani. Quando 30 anni fa sono andato al Brasile, 65-70 anni era una persona vecchissima. Oggi l'età, anche della vita media delle persone, si è alzata, sia perché i mezzi sono maggiori, sia perché hanno la pensione anche loro, quindi più possibilità di curarsi della malattia. Però quando la famiglia viene meno, ci sono molti anziani abbandonati. La realtà dell'anziano abbandonato è grande, particolarmente nel Maranhão. Noi sappiamo che in tutto lo stato del Maranhão, grande quanto l'Italia, ci sono solo 3 ricoveri per anziani. Di questi 2 li abbiamo noi, ci stiamo noi, Capucino, e lo stato del Maranhão. La famiglia generalmente accoglie il suo figlio l'anziano, però ci sono molti, o perché non si sono sposati, o perché sono stati abbandonati, o perché sono di grandi peso alla famiglia, perché molte volte la propria famiglia è povera, ma sono senza assistenza. Se vogliamo dire quali sono gli ultimi, prossimi o gli ultimi, che dobbiamo guardare con più attenzione, sono queste famiglie, che sono piuttosto distrutte, comunque di difficile conduzione, e tra questi bambini e gli anziani, quando hanno una famiglia costituita, si prende a carico, quando non ce l'ha, deve purtroppo ricorrere alla carità del prossimo, e in questo ci siamo messi anche noi. Senti, Fra Luigi, tu per la provincia cappuccina Nossa Signora do Carmo, che è la provincia cappuccina brasiliana dei 3 stati che abbiamo nominato, Maranhão, Pará e Amapá, sei il responsabile dei progetti caritativi e sociali. Qual è la situazione attuale e in quale direzione sta tendendo la provincia? Molti progetti sono stati portati avanti da noi missionari, non solo italiani ma anche brasiliani. Il nostro campo di azione si svolge su 3 dimensioni: aspetto scuola, quindi educazione, sia dei bambini, quindi degli adolescenti, aspetto assistenziale, cioè le necessità più urgenti, e l'aspetto della salute, con ambulatorio, assistenza medica, aiuto anche alle famiglie in modo che possano assistere e curare i loro malati. Le prospettive future è di continuare in questo campo dell'azione sociale caritativa, principalmente per un motivo, non solo per la necessità, le grandi necessità ci sono ancora, ma anche perché, come ci ricorda il Papa Benedetto, l'evangelizzazione, la costruzione del Regno di Dio si svolge in tre campi: l'annuncio, la catechesi, quindi evangelizzazione, la celebrazione, sacramenti, la messa e varie azioni liturgiche, e i servizi alla carità.
Questi tre aspetti sono ugualmente importanti. Anche nelle situazioni, diciamo così, migliori, noi non possiamo dimenticare che ci sono sempre persone bisognose. Ci sono sempre persone abbandonate, sempre persone che bisogna essere amate e assistite. E anche se non ci fossero, dobbiamo insistere a praticare la carità. Perciò questo aspetto noi lo porteremo avanti sempre, sia per le necessità, grandi necessità ci sono ancora, perché è vero che il Brasile sta crescendo, però ci sono ancora ampi spazi di povertà. Lo stesso governo brasiliano riconosce che attualmente ci sono 16 milioni di abitanti sotto il livello di povertà, cioè non poveri, ma miserabili. Beh, io in questo nostro parte sono proprio nel nord, nord-est del Brasile, sia per questo come proprio per, nostro, per la nostra vita cristiana. Come cristiani e missionari dobbiamo praticare e insegnare a praticare la carità. Certo. Un ultimo punto che stiamo portando avanti in collaborazione è anche il sostegno a distanza dei bambini. Come dicevi, sono ancora il prossimo da aiutare. Ci puoi dire due parole su come viene attuato? Attualmente la nostra missione del Maranhão, del Pará, sono ancora più di 1000 bambini che sono, fanno parte di questo progetto di adozione a distanza. Sostegno a distanza. Ci sono ancora più di 1000 bambini che noi accompagniamo questo progetto di sostegno a distanza. Siamo presenti particolarmente nelle periferie di San Luis, Belém, Marabá, anche in Sailândia, e altre città del Maranhão, Benevides. Sono in mezzo a tante famiglie, mentre alcuni sono assistiti anche dai comuni, degli stati, però ci sono parecchi, molti bambini che hanno bisogno. Hanno bisogno sia dell'aiuto materiale, educazione, aiuto all'educazione, alla formazione, come anche l'alimentazione, come hanno bisogno di un ambiente dove sono accolti, sono rispettati, sono amati. Anche quando crescono, molti di loro ritornano sia a aiutarci, come hanno un ricordo di questi tempi che sono passati tra con noi, proprio perché tante volte con affetto, l'attenzione che devo ricevere in casa non sempre lo ricevo. Diciamo così, su 100 bambini che noi assistiamo, 90 non hanno famiglia o una famiglia strutturata. Perciò è una educazione, aiutiamo, li alimentiamo, ma anche cerchiamo di creare un ambiente di famiglia, un ambiente di accoglienza importante per la loro crescita psicologica e fisica e intellettuale e morale. Io ti ringrazio moltissimo, ti auguro un buon ritorno in Brasile e le porte qui sono sempre aperte, la prossima volta aggiorneremo i nostri benefattori nelle nuove opere. Grazie a te, grazie a tutti e grazie a tutti quelli che ci aiutano, ci sostengono.